E come avrete di certo appreso, l'amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, d'intesa con il prefetto di Trapani e l'agenzia di comunicazione Feedback, hanno deciso di annullare lo svolgimento della 23esima edizione del Couscous Fest, che si sarebbe dovuta svolgere dal 18 al 27 settembre prossimi. La prudenza e il senso di responsabilità nei confronti della comunità sambitese e dei visitatori che avrebbero partecipato alla manifestazione, spiegano gli organizzatori, ci portano a prendere questa importante decisione. Abbiamo raggiunto telefonicamente il primo cittadino di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino. Per voi l'intervista. È l'evento enogastronomico più importante del Mediterraneo. Nostro malgrado, una decisione forte sulla base degli ultimi dati, degli ultimi giorni, c'è una crescita continua dei Covid-19 positivi. Ci ha indotto a fare un passo indietro, condividendolo successivamente il prefetto, che ringrazio per la grande sensibilità dimostrata sempre dal primo momento in cui abbiamo iniziato a lavorare sull'edizione 2020 fino all'ultimo istante con la Feedback. Questo è un anno particolare, l'ho definito io all'inizio un anno horribilis, non pensavamo di arrivare a tanto, ma la salute viene prima di ogni altra cosa e San Vito Lo Capo non poteva trasformarsi in un'occasione dove per l'attrattore turistico fondamentale, che è il Couscous Fest, poteva diventare occasione per la trasmissione del virus. La gente viene a San Vito Lo Capo, si fa le passeggiate, questo io non lo posso impedire, come qualcuno ha criticato, ma se io creo un evento, creo le condizioni per un attrattore, mi sento responsabile, non soltanto politicamente, ma anche dal punto di vista umano, come sindaco e come amministrazione comunale. Quindi abbiamo fatto questa scelta pesante, molto dibattuta all'interno di noi, ma l'interesse dei miei concittadini di coloro i quali vengono in vacanza a San Vito Lo Capo viene prima. Chi può venire a San Vito Lo Capo in vacanza tranquillamente per gustarlo in tutti i sensi e sapendo di avere un territorio che è sicuro, in cui i miei operatori hanno messo in atto tutte le procedure per garantire sicurezza e anche l'amministrazione ha fatto uno sforzo in tal senso. L'ultimo sforzo è quello di evitare eventi che potrebbero rappresentare elemento di diffusione.